L'Emilia Romagna Centro si danno battaglia nel primo turno di Coppa Italia. È una sfida che riporta indietro nel tempo a 3 anni prima, quando i biancorossi e gli ospiti si affrontarono per la prima volta in Serie D. Torna tra i pali rispetto a testa amichevole con i Cattolica l'esperienza di Francesco Scotti, mentre in avanti viene offensiva affidata a Bonaventura. Dall'altra parte, dopo testa amichevoli con squadre superiori, desta curiosità il Romagna Centro di Nicola Campedelli. L'ex Cesena, Modena e Salernitana mette in campo una squadra niente male che gioca un calcio ben organizzato e che fa male a Rimini, specie nella prima frazione di gioco. La prima occasione è proprio di marca ospite, dalla bandierina nasce lo scambio che porta alla conclusione il centrocampista Tola. L'azione più importante del primo tempo avviene proprio 2 minuti più tardi. In velocità Pier Federici viene servito, scaldando i guantoni di Scotti, che respinge su Ferrari, che chiama ancora una volta la respinta l'estremo biancorosso. L'azione prosegue sulla parte destra d'attacco dei Cesenati, che fanno partire un traversone dove, nonostante l'assenza di deviazioni, Scotti è quasi ingannato dalla traiettoria e ancora una volta deve distendersi per evitare il peggio. Il Romagna Centro, se fino ad allora si era mostrato abbastanza cortese nei confronti dei padroni di casa, sblocca la situazione mancandilo con Matteo Cortesi, palla a giro sotto l'incrocio dei pali, sul quale Francesco Scotti nulla può. Inutile il tuffo dell'esperto portiere, gemma d'autore e festeggiamenti con relativa panchina. Il Rimini tenta subito di rispondere da un errato di Sempione difensivo all'ottimo sprint e determinazione, ma non precisione, con la sfera che termina al lato. Romagna Centro si spinge in avanti cercando nuovamente fortuna, ma l'azione insistita ospite porta al tiro Tola, che schiaccia troppo il destro. Da calcio piazzato, Bonaventura sotto porta arriva puntuale all'appuntamento, ma non con il gol. Spaccata sì, ma fuori misura. Altri 2 tentativi maldestri dei biancorossi, con Pasquini prima e lo stesso Bonaventura che questa volta, complice anche l'avanzamento fuori dai pali di Sarini, quasi quasi ci scappa la beffa. Squadra a riposo, solo 0-1. La ripresa ti aspetta l'arrembaggio dei Rimini, invece Romagna Centro zitto zitto rischia il raddoppio. Per Federici trova Scotti sulla propria strada, sulla ribattuta lo stesso attaccante calcia malamente. Dall'altra parte Cicarevic saggia Salini, mentre Lotti si diverte con uno slalom alla tomba mettendo un delizioso pallone al centro su quale i compagni mancano la deviazione vincente. Cicarevic diviene però protagonista, lancia a cercare Simoncelli, che viene steso in area di rigore dall'uscita azzardata di Sarini. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Bonaventura, firmando il primo gol in gara ufficiale della stagione per il Rimini. Sembra che le forze ospiti si siano a questo punto placate, invece Manuel Prati per poco combina lo scherzetto, mentre Lotti dall'altra parte con la solita serpentina cade troppo presto a giudizio di Del Rio di Reggio Emilia, meritando l'ammonizione che lascia per presso lo stesso numero 11 biancorosso. Cicarevic inizia l'azione, cerca di sfondare centralmente, poi una volta in area di rigore lascia palla a Simoncelli, che spedisce però il pallone tra i guantoni di Sarini, che corre tra l'altro l'ultimo brido del match da calcio piazzato senza che nessun giocatore dei Rimini possa arrivare sul pallone. 1-1 e via i calci di rigore. Dagli 11 metri Super Scotti diviene protagonista, ma prima Lotti, come a Riccione, a gennaio in Coppa Emilia, stesso angolo, stessa corsetta e stesso gol. Scotti a questo punto inizia il suo personale show, bloccando la conclusione di Giacomo Cecconi e la volta di Lorenzo Dormi, che non sbaglia. Per il Romagna Centro, Prati sigla i gol che riapre i giochi, ma solo per un attimo, perché Brighi non tradisce né gente e né compagni e insieme con Scotti mandano i Rimini al prossimo turno. Il portiere infatti ipnotizza anche Campagna, ma prima dei festeggiamenti finali l'ultimo rigore lo sigla Cicarevic, che festeggia con i bambini dietro la porta, venendo infine raggiunto anche dal portiere Scotti. Entrambi abbraccano il resto della troupe, poi baci e abbracci e scatti fotografici per i più piccoli e via verso un nuovo ostacolo di coppa chiamato San Maurese.